distribuendo delle guide, cioè in effetti un'associazione, perché ne siamo in 1000 in questo gusto, sono delle imprese che hanno aderito alla nostra associazione, che hanno aderito al consumo critico. In effetti le persone che aderiscono al consumo critico sono persone che dicono che loro sono contro questa vessazione che abbiamo subito per tanti anni. Sicuramente siete interessati. Se siete d'accordo, io vi lascio uno bruscoletto di questo, del consumo critico, dove stanno indicati 1000 operatori commerciali che hanno detto no al pizzo, no alle mafie, no alla camorra. E quindi lo distribuisco in modo che voi potete avere contezza di quello che è questa nostra iniziativa, con preghiera di diffonderlo anche presso gli altri commercianti, che è una cosa che è per tutta la cittadinanza, non è certamente per 4 imprenditori, per 5 imprenditori, o 3 commerciali, è tutta la cittadinanza. Noi un piccolo passo l'abbiamo fatto, però con l'aiuto di tutti quanti cerchiamo di farne tanti altri ancora. Questo lo lascio a lei. Dirà che chiaramente se qualcuno dovesse venire da voi a chiedervi un pizzo, insomma, di ricordarvi che è Polano, è una città che si vuole liberare da questi fenomeni e che quindi avrete il massimo della collaborazione, sia da parte delle forze dell'ordine che stanno con noi e che dobbiamo ringraziare per il lavoro che hanno fatto già sul nostro territorio, e chiaramente insomma, perché più ne siamo, più si riesce a combattere questo fenomeno, più io e Polano diventa una città sicura. Sì. Sappiate che finalmente non siamo soli, quindi non siete soli. Noi ci auguriamo sempre che non succeda mai qualche cosa di dispiacevole o qualche vista. Come mai dovesse essere in atto qualche cosa che voi ritenete ingiusta, sappiate che potete contare sempre da noi, a qualsiasi momento ci conoscete, siamo tutti quanti presenti, non ci nascondiamo, non facciamo attività come fa qualcun altro di nascosto, noi facciamo la luce del sole. Questa problematica che ci auguriamo che non si presenti mai. Ma io come ho visto qua, il Polano è stato
Hanno lavorato e abbiamo lavorato discretamente. Quando si lavora così, secondo me si porta tutto. Quindi sappiate che noi ci siamo, certo, noi le forze dell'ordine e l'amministrazione.